è finita mentre mangiava fuori da una pizzeria nella zona di via Melacrino, nel centro di Reggio, alle 21.50 di ieri. La folle fuga di Ciro Russo, il 42enne di Ercolano, che ha cosparso di benzina e dato fuoco all'ex moglie Maria Antonietta Rositani. Braccato ormai da 36 ore, l'uomo è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile e delle volanti della polizia, che hanno lavorato sotto il coordinamento del procuratore Giovanni Bombardieri, dell'aggiunto Gerardo Domignani e del PM Paola D'Ambrosio. Portata in questura, Russo è stato interrogato per tutta la notte. L'ex moglie, che avvolta le fiamme è riuscita a balzare fuori dalla macchina in cui l'ex marito ha innescato il fuoco, adesso ricoverata al policlinico di Bari, trasportata da Reggio con un Falcon dell'aeronautica militare. L'ultimo bollettino medico riferisce di condizioni gravi ma stazionarie. Prognosi ovviamente riservata, un intervento innovativo di escarectomia già effettuato. Aiutate i miei figli, avrebbe detto Maria Antonietta ai primi soccorritori. Ed anche ieri ha parlato ai medici chiedendo di incontrare gli inquirenti. Vuole raccontare altri elementi sul rapporto con Ciro, una nuova denuncia. È vigile ed ha chiesto di fare un esposto alla procura.